Buongiorno, buongiorno, video eccezionalmente di sabato, ma non abituatevi perché non li farò sempre. Sabato e domenica bisogna fare altre cose, non pensare solo al Milan, al calcio. Meglio un po' anche che ci si distragga da qualcos'altro, anche perché poi non è che noi, voglio dire, non è che abbiamo una squadra che ravvivi la passione ogni volta che gioca, no? Abbiamo una squadra un po' così, ma insomma vogliamo bene perché è il nostro amore, per cui va bene, altrimenti non ne parleremo in continuazione. Ma quello di cui voglio parlare oggi non è la questione Milan-Fiorentina, non è la questione Giampaolo out, sciocchezza, non è la questione giocatori, non è, potrebbe essere la questione Ribéry, perché io sono contento domani sera di vederlo, perché i campioni vanno sempre guardati, sempre, e ve lo dice uno che dal vivo ne ha visti tanti. Parlavo l'altro giorno con un amico di questa cosa, di quanti campioni dal vivo abbiamo visto negli anni 80 e 90. Va bene, detto questo, di cosa parliamo oggi? Parliamo di una notizia rilanciata questa mattina da tanti quotidiani, che è la vera notizia fondamentale per il futuro del nostro Milan, perché voi lo sapete cosa io penso del fondo Elliott. Sapete che io non sono pienamente convinto di tutta questa operazione, c'è qualcosa che non mi torna. Sono assolutamente convinto che nella parte sportiva ad Elliott non interessi nulla, ecco perché non hanno fatto in modo di poter investire, non che non hanno investito, non hanno fatto in modo, cioè non hanno fatto come Suning con l'Inter e altre. Semplicemente hanno gestito la squadra ripulendo un po' il bilancio per cercare di presentarsi al prossimo e forse vero acquirente nella maniera più pulita possibile, questo è il mio punto di vista. E va bene, a patto che naturalmente questa condizione, questa situazione non rimanga così per i prossimi 10 anni, perché altrimenti nemmeno i figli dei miei, no che non ne ho, ma nemmeno i figli di altri riusciranno, e poi soprattutto non nasceranno più nuovi milanisti, perché un bambino non ha nessun interesse a tifare per questa squadra a meno che non abbia dei genitori particolarmente illuminati. Ma al di là di questo, andiamo a capire qual è il punto principale, e il punto principale, che io vi dico già da giorni, è la questione stadio. Perché la questione stadio? Perché il valore del Milan con lo stadio, anche se di coproprietà con quegli altri, è un'altra cosa. Cioè l'acquisto di un bene di una società con un valore immobile di quel tipo è assolutamente appetibile per gruppi importanti, per gruppi naturalmente che vogliono venire a fare business col Milan, cioè rilanciarlo veramente, non solo a chiacchiere come è fatto col fondo Elliott. Quindi la notizia di oggi della trattativa che ci sarebbe in piedi col gruppo francese di Arnault, che ricordate era già stato nominato qualche mese fa proprio in riferimento a un possibile interesse all'acquisto del Milan, secondo me è vera, notizia vera, e adesso vi dico anche perché. Eccoci qua, allora, questione stadio si diceva, e gruppo Arnault. Perché questa volta la notizia secondo me è vera? Perché l'accelerata che c'è stata, diciamo accelerata, la presentazione dei progetti dello stadio e le pressioni che sono state messe al comune in questi giorni, comune che tra l'altro ancora continua a voler ritardare tutto perché naturalmente non ha interesse a far sì che, non ha più di tanto interesse a far sì che San Siro venga demolito, potrebbero rallentare la cosa, ma io credo che un gruppo come Elliott e un gruppo come Suning, se decidono di fare qualcosa, difficilmente si fanno mettere i bastoni tra le ruote da chi che sia, o come diceva Totò, da chi che e sia. Quindi, alla luce di tutto questo, il fatto che all'improvviso, dopo la notizia dello stadio, comincino a uscire di nuovo notizie sulla cessione della società, secondo me non è un caso, è realtà. Noi tifosi del Milan dobbiamo tifare per questo, cioè noi dobbiamo tifare affinché il fondo Elliott trovi un acquirente serio, ricco e che abbia, come dire, motivi sufficienti per venire a investire a Milano. E credo che il gruppo Arnault, da questo punto di vista, molto più di sceicchi, molto più di arabi, molto più di cinesi,
voglia fare questo tipo di percorso. Quindi l'importante è che si sblocchi la questione dello stadio, che si decida di iniziare i lavori, perché come imposano la prima pietra, noi siamo dagli avvocati per la stesura dei contratti con l'acquirente del Milan, che io credo ci sia già, credo addirittura che ci fosse già da quando se ne sono andati i cinesi fake, per cui da questo punto di vista sono piuttosto tranquillo. Credo che il Milan verrà ceduto nel giro massimo di 2 anni, quindi massimo 2021 il Milan avrà già una nuova proprietà, e speriamo naturalmente che questa nuova proprietà sia ambiziosa quanto è stata quella del primo Berlusconi, perché il nostro obiettivo, ovviamente, visto che siamo il Milan e non siamo una squadretta qualsiasi, siamo una squadra con una storia incredibile, con dei tifosi incredibili, un numero di tifosi anche nel mondo pazzesca, nonostante gli ultimi lustri abbiamo fatto veramente schifo, devo dire che ce lo meritiamo ed è lì che noi andremo, perché nel nostro destino c'è quello di tornare a essere grandi, è inevitabile, come sta facendo l'Inter. L'Inter sta facendo un percorso serio, ma l'Inter è passata da Tohir a Suning e noi siamo ancora a Tohir, cioè Elliot è il nostro Tohir con tutti i distinguo del caso, ma neanche tanto poi, perché se andiamo a vedere com'è stata la faccenda di Tohir e di Moratti, chissà, facciamo così un po' di complottismo. Bene, detto questo, andiamo avanti, cerchiamo di stare calmi, di superare tutte le avversità, questa sarà una stagione un po' così, vediamo se già magari dalla prossima primavera si parla seriamente della cessione del Milan, vediamo quali progetti eventuali ci saranno, quest'anno andrà così. Io nutro ancora qualche speranza, dopo aver visto il primo tempo dell'altra sera, che si possa fare punti, cominciare seriamente a fare punti e metterci in moto per andare a competere per il quarto posto. Io credo che possiamo andare su quella direttrice, naturalmente a patto che si cominci a fare punti già domani e poi a Genova domenica prossima, perché sennò il ritardo che cominciamo ad accumulare già adesso potrebbe diventare irrecuperabile. Poi naturalmente c'è gennaio, e guardate che gennaio arriva in un attimo, dove c'è un mercato che ci potrebbe dare magari quello che ci manca, ci potrebbe dare, non lo so, un centrocampista fisico, una mezzala fisica che adesso ci manca, ci potrebbe dare una mano in difesa, magari un terzino destro anche in prestito, qualcosa del genere, ecco. Perché no? Dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo credere che questa è l'ennesima stagione di transizione. Lo so che quando sentite parlare di stagione di transizione comincia a prudervi il braccio, però così è. Cioè, non ci sono santi. Abbiamo una proprietà, attualmente una presunta proprietà, che non ha voglia di far tornare il Milan grande. E attenzione, tenete d'occhio Zorro Boban, tenete d'occhio Boban, perché Boban non è uno che si fa prendere per il naso, cioè Boban è tornato perché gli sono state fatte delle promesse, Boban non è uno che viene qui per Giampaolo, cioè nel senso, con tutto il rispetto, ma non è che viene qua per fare settimi posti, Boban viene perché vuole costruire una squadra che nel giro di 2-3 anni possa essere competitiva per vincere il campionato e arrivare almeno agli ottavi e quarti di Champions League. Poi ragazzi, cioè non è che sia una cosa, la Roma l'ha fatto, la Roma per un paio di stagioni è stata, diciamo così, la competitor della Juventus per il titolo, due anni fa ha fatto una semifinale di Champions League, quindi non è che siano strade, ci vogliono 10 anni, ci vogliono 2-3 anni però di gestione seria, fatta bene, una società presente, di acquisti azzeccati, e quelli di quest'anno per ora, quelli che abbiamo visto, da dire rispetto a quelli che abbiamo preso negli ultimi 2 anni, per cui ci vuole un attimo di pazienza e vedrete che torneremo, perché io ne sono sicuro che non invecchierò con un Milan sesto o settimo in campionato, ma invecchierò con un Milan che torna in semifinale di Champions League e lo fa magari nello stadio nuovo, adesso non stiamo ad accelerare tanto, lo farà nello stadio nuovo, ma va bene così. Quindi ragazzi, forza, grinta, occhio a Boban,
che è il vero termometro della situazione. E domani, adesso che ci siamo detti tutto sulla cessione, domani pensiamo alla Fiorentina, e anche perché oggi ci sono tre partite così inutili per noi, nel senso c'è la Juventus in casa con la Spal in casa, poi c'è l'Inter che gioca a Genova con la Sampdoria e stasera Spal Atalanta, quindi niente di interessante, perché vincerà la Juve, vincerà l'Inter e via. Domani invece, domani sera vedremo. Noi penso ci risentiremo lunedì, non credo domani, ci risentiamo lunedì, così facciamo due chiacchiere sulla partita. Buon weekend.